tutti i telespettatori che assisteranno a questo incontro. Ci siamo quasi, fra poco inizierà la partita. Un saluto a tutti da parte di Fabio Caressa e Luca Marchegiani. Grazie Fabio, mi auguro di assistere a una bella partita insieme a te e a tutti gli appassionati del bel calcio. E si comincia. L'Udinese ha avuto una settimana ricca di impegni, Luca. Sì, io credo che l'allenatore debba assolutamente far riposare i giocatori più stanchi, altrimenti c'è il rischio di infortuni. In questo momento la squadra non può permettersi di perdere pedine importanti. Palla larga in profondità. Palla verso, tocca con la testa. È stato splendido l'intervento del portiere. Ha mostrato una gran classe, un'autentica parata d'istinto questa. E fa colpire di testa. Ci è andato molto vicino e però non ha trovato la porta. Ci è andato molto molto vicino. Un'ottima conclusione. Sono partiti con molta determinazione. Stanno cercando di sbloccare la partita più in fretta possibile. Certo, per riuscirci dovranno fare meglio in fase conclusiva. È stato un brivido per la squadra, ma si è fatto trovare pronto con l'anticipo. Ottimo il fraseggio. Palla in profondità sulla fascia. Effetto al cross. E c'è il gol! Rubata palla agli avversari, sono stati velocissimi a ripartire. Un contropiede portato in maniera perfetta. Hanno trovato subito il gol del vantaggio e adesso avranno più spazi. Fase di stallo. Cerca un compagno. Palla nello spazio. Occhio al tiro. Va rapido sulla respinta. Ma incredibile! Gol incredibile! Che gol fantastico! Sono di nuovo in parità. Il portiere è stato bravo sulla prima conclusione, ma non ha potuto nulla sulla seconda. Il portiere con il suo errore ha favorito il gol. Adesso deve cercare di stare tranquillo e rientrare con la testa in partita. Berami apre il conto dei gol per questa stagione. Perfetta parità dunque. Si sono fatti cogliere in un momento di distrazione. Stavano ancora festeggiando e ora si trovano a dover ricominciare da capo. Pallone alto nello spazio. Prova il cross. C'è il colpo di testa. Va in rete. Non poteva esserci un momento migliore per andare in vantaggio. Un cross perfetto. Non poteva sbagliare, c'era scritto basta spingere. Ha colpito bene, con perfetta coordinazione, gran colpo di testa. Sono in vantaggio di un gol. Equilibrio in campo, parità sul tabellino. Un match da seguire con estrema attenzione.
Alfredson con la palla alta sulla fascia. C'è la palla lunga in avanti. Cerca spazio. Ottimo intervento. Vince il duello fisico e fa su il pallone. Maxi Lopez. Bella apertura. Se ne va. Prova la conclusione. Supera la linea. Gol! Ha concluso con istinto e lucidità al tempo stesso. Quando sei dentro l'area di rigore non è facile mantenere il sangue freddo, ma lui non si è fatto intimorire. Hanno ritrovato la parità. Nessuna delle due formazioni ha nulla da invidiare all'altra, Fabio. Cerca la profondità. Scodella il cross. Ci mette la testa. Perfetta la parata. Il portiere è rimasto concentrato. È stato molto bravo. Palla di nuovo verso il centro. Prova a verticalizzare. È stato un bel primo tempo. Bella partita. Abbiamo già assistito a 4 gol alla fine del primo tempo. C'è parità, ma c'è anche grande divertimento. E comincia la seconda parte di gara. Fofana. Ali Adnan. In questa azione mancata un po' di inventiva, forse cercavano lo spazio per affondare, però non l'hanno trovato. L'Udinese ha difeso con forza il proprio allenatore dalle critiche piovutegli addosso negli ultimi giorni. Le critiche fanno parte di questo mondo, gli allenatori, tutti gli allenatori ci sono abituati. In questo caso, devo dire la verità, Fabio, mi trovano anche d'accordo, perché il modo in cui ha messo in campo la squadra non mi ha assolutamente convinto. Poteva essere un'azione importante, difesa però ben posizionata. Maxi Lopez. Palla giocata alta sulla fascia. Sembra che l'allenatore abbia scelto la marcatura uomo per gli elementi più pericolosi. Non è una sorpresa. Quando un giocatore finisce sul tabellino dei marcatori viene identificato come pericolo pubblico numero uno. L'appoggia sulla fascia. E passa. Colpisce. Hanno trovato il gol. Non poteva esserci un momento migliore per andare in vantaggio. E non poteva mancare un'occasione del genere. Gli hanno concesso troppo spazio e lui si è preso tutto il tempo per prendere la mira e buttarla dentro. Eccolo qui, è arrivato il momento del cambio. Adesso conducono, anche se solo con un gol di scarto. Il portiere la calcia lontano.
Tocco morbido. Riceve il passaggio. Grande intervento, vale come un gol. Letteralmente affondato in area di rigore. Vediamo che succede. È un momento cruciale per entrambe le squadre. Proteste dei giocatori, ma l'arbitro ha deciso. Si va dal dischetto. E c'è il pareggio, li hanno raggiunti un'altra volta. Non ha sbagliato. È andato sul dischetto con grande tranquillità. Parità ancora, questa squadra non muore mai. Il mister non sarà certo contento, erano passati in vantaggio un attimo fa ed è di nuovo pareggio. Dovrà lavorare di più sulla concentrazione. Prova il filtrante. Mandzukic, il suo pallone è morbido. Occhio, può andare. Ecco il tiro. Bella parata! Ha avuto un'ottima occasione e l'ha sprecata. C'è tensione in campo, Fabio, ma non bisogna assolutamente sbagliare occasioni del genere. Vedo un movimento a bordo campo. Eh sì, stanno cambiando le carte in tavola. Era chiaramente in debito d'ossigeno. Non poteva più continuare così. Stanno giocando bene adesso. È il tempo che sta per scadere. Lungo passaggio in avanti. Forse questa era l'ultima occasione per andare in vantaggio. Maxi Lopez, passaggio sulla destra. E finisce così, dunque, stretta di mano tra i due allenatori e tutti sotto la doccia. Tante emozioni, ma nessun vincitore alla fine di una bella partita. Qual è la tua analisi di questa gara, Luca? Chi ha visto la partita può capire da solo perché non c'è stato il lampo che ha fatto la differenza. Ed è davvero tutto per questa sera. Grazie Luca, un saluto da Fabio Caressa.